Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, scusate, niente cam, sono letteralmente ancora distrutto. Raga, cioè sono andato a letto alle 5 di mattina, capiamoci, grazie mille Dokkan Battle alle 3 di notte. Detto questo, sì, è mezzogiorno, no, non mi sono ancora ripreso. Allora, prima di iniziare a guardare le carte proprio effettivamente bene, perché hanno postato ovviamente Godku nuovo che si trasforma, ecco qua, infatti durante la live non l'hanno mostrato, non si sa il perché, ma c'era anche lui, perché si detrasforma nel senso. E poi hanno postato, cioè, il Dual Dokkan Fest, cioè non è un Dual Dokkan Fest, ma questo Vegeta è un Dokkan Fest, anche se è un Rare Summon, è un Dokkan Fest, capiamoci. Detto questo, prendiamo un attimino, giusto due secondi, per guardare le special intanto di Vegeta e sentire l'active in inglese. Ok, eccola qua. Vediamo un pochino. Vabbè, ci sta, Rare Summon. Questo è Rare Summon level, sinceramente. Boom! Slap! How dare you! In my Bulma! Bellissima, cacchio! Questa qua è bellissima, non l'ho ancora sentita in giapponese. Darn it! Madonna, vabbè, quello fa un po' ridere, però... Sì, le animazioni di questo Vegeta non sono il massimo, sarò sincero, non è che mi piacciono più di tanto, però... Oh, wow, da dietro. Strano, non si vede spesso sta roba. Molto figa. Ora. Godku l'abbiamo già visto stanotte 10.000 volte. Dove sei? Qua. Andiamo. La goduria. Manca l'urlo. Ci fosse stato anche l'urlo. Mamma mia. Ragazzi, questa active è veramente figa. In inglese. L'ho presa in inglese proprio perché in inglese è una delle poche volte che... Mamma mia, il doppiaggio è veramente figo. A posto, questa poi è la special da quando è Super Saiyan. Mamma mia, cosa hanno creato? Grazie mille, non avete usato Shenmue che fa... I will not let you destroy my world. Un po' come Goku Mui, perché vabbè, faceva schifo. Allora, Godku noi l'abbiamo già letto stanotte, quindi non passo qua a rifarlo. Passiamo un attimino al Super Saiyan e poi ci leggiamo Vegeta, perché Vegeta è l'altro Dokkan Fest. Allora, aveva la roba della guardia, poi aveva la roba che effettivamente durava 6 turni e dopo l'ho trasformata in Goku. Che cosa succede? Performa critical hit per 3 turni. È fatto per uccidere i boss sto robo, by the way. E l'attacco è anche super efficace, perché sì, dal turno 4. Non ci arrivate mai. Mai. Chi più 2 attack def 159% e additional attack def 100% all'attacco. È un mostro della madonna, cioè offensivamente sto robo hitta 10-12 milioni proprio... Ciao! Tranquillamente. Great chance, quindi siamo sul 70% di evasione. Before attacking, e questa è un attimo un po' una rottura, perché non è più super mega difensivo come lo era Godku, quindi questa è un po' una rottura, perché ti dice, ehi, lo puoi tenere primo. No, tenetelo secondo e basta, fine. Non tenetelo primo. Lancio un additional attack con una high chance di diventare super attack. E ragazzi, io non sono sincero, non so come cacchio buildarlo sto robo. Dalla special abbiamo raise attack death per un turno e causa immense damage con una medium chance di stannare. Io non so, sono sincero, non so come buildarlo. Perché quando è a God vorrebbe in realtà avere il crit. Mentre quando è a Super Saiyan vuole avere solo gli add. Non so proprio come buildarlo, cioè io lo devo provare un attimino, però è una bomba. Questo qua è turn number one, fine. Non c'è neanche una discussione da creare. Gamma 1 non è più lì. Cioè qua siamo su livelli che Gamma 1 si sogna, perché abbiamo tantissima difesa, la guardia mentre God, il fatto che fa le special di Gamma 2 praticamente. Sì, sapete quando Gamma 2 si incazza tantissimo, no? Inizia a fare bim bum bam, esplode tutto. Bene. Questo qua è Godku. Yes. È Gamma 1 e Gamma 2 messi assieme. Questo è top 1 tour, fine. Però c'è top 2 tour qui. Allora, questo qua è il Rare Summon. E ora... Cioè, è il Rare Summon. Lo ripeto, Rare Summon. Quando lo leggeremo, qualcuno di voi dirà... No, ma che cacchio dici che è un Rare Summon? Questo qua è il Dokkan Fest. Andiamo.
Exploding Rage 130, questo ci conferma che è un Rare Summon, però la passiva ci dice chi più 3 attack e def 200%, guardia tutti gli attacchi per 5 turni, additional attack e def 40% per ogni attacco ricevuto fino a un massimo di 200, all allies attack e def 30%, self excluded and all enemies attack meno 20 per 2 turni, dopo che il personaggio ha ricevuto 3 attacchi in battaglia una volta sola. Chi se ne frega del all enemies attack meno 20, si vede solo in road, che cacchio me ne frega. Va bene, la special, abbiamo raises attack per un turno e supreme damage, l'active skill si può attivare dal quinto turno della battaglia dopo che ha preso 6 attacchi. Già questo è un kit da Dokkan Fest molto buono, perché quell'attack def 40 ho paura che non è attack def 40, è di più di 200% alla fine, perché potrebbe essere un attimino addizionale. Bisogna vedere quando esce in game, ma a prescindere, sto robo è Gesù Cristo. Anche perché c'è la guardia, quindi vabbè. Ma poi lo trasformate, ok? Lo trasformate, si incacchia per Bulma perché l'ha colpita, Virus, Bulma! Attack def 100%, hai chance di performare un critical hit e lancia un additional attack con hai chance di diventare super attack per 3 turni. Chi più 3 attack def 200%, additional attack def 100 al lancio della special, guardia tutti gli attacchi, fine, li guardia. Plus an additional attack def 50 e lancia un additional attack con un high chance di diventare super attack al lancio della special e performa critical hit più 20% se c'è un movie bossis category enemy. Quindi questo è il vero Dokkan Fest anche. Non ho capito. Poi vabbè, l'SA abbiamo greatly raises attack per un turno, cause supreme damage. Cioè ragazzi, hanno creato la belva. Questo è il nuovo Guldorekum di quest'anno. Lo dico già, questo è Guldorekum OP in culo. Fine, l'ho detto, appena esce lo proviamo. Questo qua vale la pena essere pullato per tutto, cioè vale la pena pullarlo per tutto l'anno, perché è fondamentalmente un PG che c'ha la guardia sempre, è sempre forte. Fine. Yes. Ragazzi, volevate Rageta Ezza? Non vi serve un cazzo Rageta Ezza, ve lo dico già, che tanto non sarà mai forte come questo, fine. Lo dico già qui, non sarà mai forte come quello. Detto questo, ragazzi, abbiamo visto tutto. Gli Ezza, gli altri Ezza non li hanno postati, quindi inutile ora parlarne. Abbiamo già visto Virus, ora si spera intanto in Virus fisico e siamo a posto. Dokkan, fallo, questa celebrazione è veramente già fighissima, grazie. Detto questo, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente io vi chiedo solo di lasciare un bel like, commentate, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione. Vi aspetto in live alle 21 sul canale Twitch. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.